Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebul il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non dobbiamo temere per la nostra incolumità fisica, perché niente e nessuno potrà mai nuocere alla nostra anima. Gesù è sempre con noi e si preoccupa in ogni istante di noi. Questo ci aiuta a sviluppare una fiducia sconfinata nel Signore, che ci conosce in profondità e ci sprona sempre a dare il massimo. Non dobbiamo aver paura, per lui abbiamo un valore straordinario. Vi auguro un buon sabato, Dio vi benedica.